eccoci qua su Yokai Watch 4. Oggi non andrò a giocare Blaster, ma andrò a fare qualche altra missione. O meglio, una in particolare, perché farne due di queste nuove sarebbe impossibili. Nuove missioni che sono molto importanti, ovvero il paladino Oni, lo stratega Oni e la principessa Oni. Queste qui sono missioni molto importanti, ma non posso proprio fare la principessa Oni perché devo ancora salire di livello. Facciamo lo stratega per oggi. Il livello consigliato è 80, ce l'ho il livello 80, certo che sì. Andiamo. Dobbiamo andare alla torre marina. Oh. Non credo che bisogna parlare con Bluetooth, però vediamo un po' un attimino. Ok, è un luogo molto speciale per gli Oni, la torre marina. Qui alla torre marina si trova la statua di Boreas, uno dei cavalieri a servizio di Shuka. Era il più intelligente tra tutti i cavalieri, ma anche il più rilassato. Non a caso, infatti, la sua leggenda viene tramandata anche adesso. Ma il suo acume non si limitava solo alle arti della guerra, sapete? No, Boreas riuscì nell'impresa di salvare migliaia di Oni un tempo. Per ricordare le sue gesta imponenti, edifici come questo vennero costruiti. Non lo sapevo proprio. Un attimo, ma sì, perché no? Vi andrebbe di cercare voi la statua? Quindi, Bluetooth attiva la missione di Boreas. Soltanto i rappresentanti della tribù Oni possono vederla. Ma sembra che voi abbiate il potere di un importante Oni dalla vostra parte. Allora cercherete la statua? Eccolo qui. Quindi sì, cerchiamo questa statua allora. Ok, ora vi dico tutto ciò che so. Bella quella tartaruga gigante lì che vola. La statua di Boreas si trova da qualche parte qui intorno. Grazie. Vi ho dato le informazioni di cui avete bisogno. Non è vero. Sto per incontrare Boreas. Aspetto che vada tutto bene. Andiamo bene. Qualcosa mi dice che devo mettere Summer davanti. Bene, bene, bene. Vai un po' a capire dove cercare questa statua ora. Direi di provare direttamente al secondo piano. Qui dentro? Ok, sì, ci posso entrare qui dentro a quanto pare. Sì, dovrebbe stare qui. Non ci avevo mai fatto caso a questo posto. 11 chiave fortunata, ho letto bene? 11 chiave fortunata, sì. E questa è la statua di Boreas? Ok, sembra carina. Ma questa è la statua di Boreas. Forse dovrei chiedere a Cole di occuparsene. Ok. Che poi è vero, tutti e tre hanno il potere degli Oni alla fine. Summer, Cole e Bruno, sì. È la statua di Boreas, l'abbiamo trovata finalmente. Yos. Eccola, la statua di Boreas. Ciao Cole, è un piacere vederti. Sai, è da un po' di tempo che cerco di avere una conversazione con te. Lo stesso per me, Boreas. Vorrei che mi raccontassi di te. Subito. Devo ammettere, però, che è tutto molto strano, non trovi? Sì, hai ragione. Sembra che siamo più simili di quanto pensassimo. Entrambi teniamo molto i nostri amici e usiamo l'intelligenza per proteggerli. Già, proprio così. Hai pronunciato delle splendide parole. Prima di iniziare con la mia storia, tuttavia, vorrei chiederti una cosa. Cole, dimmi pure. Saresti disposto a sfidarmi in battaglia? Cosa? Sì, ma per quale motivo? Nella lotta contro Vuoto Oscuro avete acquisito un potere incredibile. Il risveglio dei poteri di Shuka nella tua amica ha certamente aiutato, ma io sono convinto che vi sia anche altro sotto la superficie. Il mio potere. Il legame che hai con i tuoi amici è speciale e indissolubile, e grazie a questa battaglia riuscirò a scoprirne il vero significato. Ti prego, accetta la mia richiesta. Significherebbe tanto per me. Cavolo, che maniche ha. Incredibili. È Gianni Morandi. Gianni Boreandi. D'accordo, Boreas. Sono pronto a combattere. Ottima risposta. Non mi aspettavo niente di meno da te. Forza, umano, fatti sotto. Mostrami la potenza dell'amicizia in cui credi. Ok, questo ancora non l'hanno cambiato, ma le grafiche mi hanno detto che stanno piano piano venendo tutte quante sostituite, quindi non preoccupatevi. A breve avrete anche altre info sulla patch, che sta per essere terminata comunque. Anche se penso che la prima missione da fare sia quella di Bruno, ma lo vedremo magari la prossima volta. Ok, ho rimesso Shuten Doji come leader perché... L'avevo messo come leader, si è tolto? Che strano. Ah, forse proprio perché è la missione questa. È la missione che richiede Cole davanti, immagino. È fortissimo, wow.
Boia, quanto tosto. Ah, ci ho provato a farla un'ultima volta, ma sì, era troppo andata ormai. Ah, non posso proprio cambiare personaggio. Ah, non me lo posso proprio cambiare. Ho capito. Vabbè, stavo un attimino a pensare ai fatti miei qua ora. Ok, ho capito. Ci sta, per carità. È giusto anche. Un Energy Globe, dove? Preso, più soldi. Ah, mi piacciono. Cioè, nel gioco, nella vita vera, sì, Oddio, quanta salute poca. Che è successo? Chi mi ha fatto male? Chi è stato a farmi del male? Ma vabbè, anche Abil Guerriero sta messo malissimo. Scambiamo? Ho anche Ventorio e Antonio in squadra. Vai! Mi sa che questo è difficile, amici, Che ha scritto? Ah, critico! Ho letto CTO e dico, ma che cavolo ha scritto? Invece non è critico. È che sono io scemo. Niente, non posso proprio cambiarli. Bravo, bravo. Mi serve un po' di salute però a me, Ecco, fammi venire qua. Ok, ho recuperato un... Asura! Ah, malissimo. Bello. Mena, sola mena. Ah, niente. Proprio malino, Vai, mena. Ma gli stiamo a fare un po' male? Perché mena, ma non cala mai là sopra la barra, mi pare. Gli facciamo dei bei critici comunque, Non è da sottovalutare sta faccenda. Allora, io posso curarmi. Però non posso solo curarmi. Devo anche attaccare. Let's go! Buono, vai. Ok, perfetto. Ah. Male. Prendi. Ok, prendiamo un po' di energia, se no non posso attaccare. Aiuto, ce l'ha con me! Bella, Antuo! Vai, spada! Oninochikarao! Potere degli Oni! Sì, però quando mi prende fa troppo male! Com'è possibile, raga? Tu cosa fai? Mi dai energia? Cosa mi dai? Ma ci picchia! Vede, l'ombra sta facendo un lavoro ottimo nel curarci. E lo ringrazio tantissimo. Il problema è che non possiamo stare sempre così, però. Aiuto. Beh, ha quasi rifatto con la Energy Max, dai. Oninochikara. Bellissimo. Cos'è? Oh, grazie. Bravo. Chi ti presento? Un'altra volta Akala? Gli presentiamo Akala. Salve, sono Akala. Tu non mi conosci, ma io sì. Magnate questo! T'ho preso, E ti ripio pure mo, aspetta. Che range che ha!
Praticamente è come Fox di Smash, Melee, uguale! Ciao, me ne vado perché è finito il potere. No, aiuto, io aspetto così, ma è cattivo ora. Se vedo che inizia a correre, scappo pure io. Eccolo, ciao, me ne vado. No, non ti do la soddisfazione. Non te lo do. Non puoi farmi del male. Non puoi fisicamente, intendo. Chiamo la polizia. Che bello. Ah, fede al potere. Vai, spada! Che il colpo finale l'abbia dato Cole è tutta lore. Sì, stai buono però, Cole. Non fare troppo il gradasso. Ok, qui c'è il parlottare. E possiamo andare. Ah, che bei livelli che abbiamo fatto. Certo, se fosse stata l'esperienza, un pochino meglio sarebbe stato, eh. Complimenti ragazzo, ho potuto vedere con i miei occhi la forza dei tuoi legami. Quando ero in vita mi mise a studiare le capacità umane di socializzazione, ma purtroppo non sono mai riuscito a portare a termine le mie ricerche. Wow, nonostante sia una cosa triste ne parli con molta disinvoltura. È normale direi, dopotutto ormai è successo, no? Hai perfettamente ragione. Devo dire che tornare alla Torre Marina ha un che di nostalgico. Immagino che questo luogo esista da parecchio tempo, vero? Già, a volte venivo qui a condurre le mie ricerche, sai? Ma spesso e volentieri capitava che mi addormentassi sui libri. Sul serio? Sì, inoltre fu proprio in una di quelle occasioni che incontrai Zuke e gli altri. Cosa, ti riferisci agli spadaccini? Wow, non pensavo che li conoscessi. Invece è proprio così. E non è tutto, ti racconterò la verità su di loro. Un tempo, Zuke, Shuanbu, Baihu, Hasura ed Akala erano yokai ordinari. Proprio come me ed Eurus facevano parte di un'unità di comando dell'esercito. I cinque spadaccini insieme in un'unità di comando. E chi l'avrebbe detto? Ognuno di loro eccelleva in un ambito. Quando collaboravano erano invincibili. Dopo la mia morte ho continuato ovviamente a vegliare anche su di loro. Ed ero a conoscenza del loro piano per fermare le malefatte di Vuoto Oscuro. Se siete riusciti a sconfiggerlo, il merito è anche di quei cinque. Ma certo, questo spiega anche come mai io sia io a indossare il Waccioni. Cole, sono felice di essermi reincarnato proprio in te. Per questo vorrei dirti grazie. Non si tratta solo di me, Boreas. Se abbiamo sconfitto Vuoto Oscuro è perché abbiamo collaborato tra noi. Mi riferisco a chi come Akala c'è sempre stato fin dall'inizio. Così come a tutti coloro che si sono aggiunti dopo, come Baihu o Asura. Cole, ti prometto che continuerò a portare avanti il tuo legame con gli spadaccini. In questo modo anche Shuk ed Eurus potranno considerarsi soddisfatti appieno. Sì, credo che tu abbia ragione. Ho un ultimo favore da chiederti, Cole. Proteggi la principessa, ti prego. Gento. Soprannome? No, assolutamente no. Sono felice di essermi reincarnato in te, ragazzo. Spero di rivederti presto. Se ti chiamo in battaglia, sì. Allora, hai incontrato Boreas? Sì, è stata una chiacchierata meravigliosa. Tutto qui, non ci dici nient'altro? Dunque, vediamo un po'. Boreas è uno yokai tranquillo o molto intelligente? Intelligente e tranquillo? Mi ricorda qualcuno? Sì, anche a me. Beh, ovvio che stai reincarnato in colmo. Grazie, Boreas. Spero di rivederti presto. Potrei chiamarlo in battaglia. Potrebbe sinergizzare con gli altri due, perché no? Oh, 20.000 punti, che belli. Bellissimi. Oh, due sfere sacre, grande. Nel prossimo episodio faremo la missione per Bruno. E a quanto pare sì, questa mi sa che c'è Nerorco al Bosco Mistico, perché nei Monti Gemelli c'è Cross ed è per la principessa Asciuga. Però voglio farla per ultimo anche perché, cioè, paradossalmente è la più difficile. Nonostante sia la prima da affrontare in teoria. Il potere finale è sempre quello di risvegliare. Se non erro,
Il potere finale della principessa Oni. Non ne sono sicuro però. Comunque per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!